Ci troviamo a Tromello, alla chiesa parrocchiale di San Martino. Abbiamo un concerto di cinque campane e oggi le ascolteremo a concerto solenne per l'ingresso del nuovo parroco Don Francesco Cappa. A presto!
Ma dopo quando mi fa le, quando mi tolgono il sangue. E se le buzze li metteva nel cortile? Non ti dice perché devi andare la giù. Buongiorno, diamo tutti assieme il nostro benvenuto a Don Francesco Capua con i saluti da parte dell'amministrazione comunale, al Vescovo e a tutti i presenti. È una grande emozione poterle dare il benvenuto a nome della nostra amata Roberto. Oggi è un giorno di festa dedicato al suo arrivo e il paese la riceve a braccia aperte e con il cuore gonfio. Siamo certi che potrà trovare qui una famiglia pronta ad accoglierla con affetto in un cammino nel quale saremo mano nella mano, circolarmente uniti pur
pur nella maggior difficoltà odierna, di riuscire a farlo solo in senso figurato, essendoci impedito ogni contatto. Ma Tromello le sarà di aiuto, perché è un paese grande, che sa abbracciare con la mente e che già oggi è qui, stretto attorno a lei, per farle sentire tutto il suo calore. Caro Don Francesco, grazie di essere tra noi. Grazie perché si occuperà di uno dei compiti più difficili cui è chiamato l'essere umano, ovvero quello di nutrire lo spirito, di tenere accesa la luce della speranza, di scaldare i cuori infreddoliti e di asciugare le lacrime che spesso sorgono innanzi alle dure prove della vita. Grazie fin da ora anche per ogni suo sorriso, perché quello ci insegnerà a diffondere allegria in un cammino illuminato dalla fede in cui la grazia potrà guidare i nostri passi. Caro Don Francesco, lei pregherà per noi, insieme a noi, ma io oggi chiedo una preghiera per lei e così mi sono permesso di portare la preghiera per i sacerdoti scritta da Santa Teresa di Gesù Bambino, che adesso leggo. O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci il tuo sacerdote dentro il tuo sacro cuore. Conserva immacolate le sue mani unte che toccano ogni giorno il tuo sacro corpo. Custodisci pure le sue labbra arrossate dal tuo prezioso sangue. Mantieni puro e celeste il suo cuore, segnato dal tuo sublime carattere sacerdotale. Fa che cresca nella fedeltà e nell'amore per te e preservalo dal contagio del mondo. Col potere di trasformare il pane in vino, donagli anche quello di trasformare i cuori. Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la corona della vita eterna. Sua Eccellenza, Monsignor Maurizio Gervasoni, per grazia di Dio e della Sede Apostolica, Vescovo di Vigevano, Abate di Santa Maria di Acqualuca. La parrocchia di San Martino Vescovo in Tromello, nel Vicariato Foraneo di Garlasco, che era affidata alla responsabilità pastorale del sacerdote Don Marco Torti, si è resa vacante in data 27 novembre 2021 per trasferimento del medesimo. Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino
e dell'adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore, visti i canoni 523 e 524 del Codice di Diritto Canonico ed espletate le consultazioni e le indagini prescritte e ritenute opportune, nomina parroco della parrocchia di San Martino Vescovo di Intromello il Reverendo Don Francesco Cappa, per la durata di 9 anni, trasferendolo dall'ufficio di parroco della parrocchia dei Santi Giovanni e Pio in Vigevano. A norma del canone 527, la possibilità di esercitare le facoltà parrocchiali e compiere atti come parroco decorrerà dal momento della presa di possesso dell'ufficio. Incarichiamo la Curia Vescovile di dare esecuzione a questo decreto, garantendo che il nuovo parroco, dopo aver messo davanti all'ordinario del luogo la professione di fede e i giuramenti prescritti, prenda legittimo possesso dell'ufficio entro il mese di dicembre 2021. Dal Palazzo Episcopale, 28 novembre 2021, Monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo.